Nella maggior parte dei casi, il richiedente al reddito di cittadinanza dichiarava falsamente di essere l'unico componente del nucleo familiare. E questo a volte per poter egli stesso percepire il beneficio senza averne alcun titolo, in quanto appunto convivente con un familiare lavoratore, in altri casi invece per consentire agli altri componenti del nucleo familiare, senza lavoro, di produrre autonome istanze e quindi di ottenere il medesimo beneficio, che evidentemente veniva concesso dall'INPS sulla base delle dichiarazioni mendaci fornite. Sono state anche riscontrate delle residenze fittizie, come nel caso di alcuni cittadini di nazionalità romena che nella domanda avevano indicato tutti quanti lo stesso indirizzo presso il quale non avevano mai soggiornato. Sono stati anche accertati indirizzi corrispondenti ad aree di aperta campagna, a campi nomadi ed in un caso anche alla sede di un istituto penitenziario. Tra i beneficiari del reddito di cittadinanza anche persone sottoposte agli arresti domiciliari che avevano omesso di dichiarare il loro status evidentemente incompatibile con la fruizione del beneficio, lavoratori in nero e anche cittadini di nazionalità straniera che avevano falsamente dichiarato di risiedere nel territorio italiano da più di 10 anni.